Mr. Jerry, selfie. Amo messaggeri amore. La Sfinge è nata nel 1989 ed è nata come una scultura dedicata a Ilona Staller, Cicciolina. Qui si vede meglio che è Cicciolina. Mi resi conto che Cicciolina era diventata un'icona. Era diventata un'icona molto riconoscibile, per il semplice fatto che bastava fargli un po' di verde sotto gli occhi, le sopracciglia un po' scure, le labbra rossa, e avevi già l'idea di Cicciolina. In quel periodo lei doveva venire a fare una serata in un locale qui vicino a Ferrara, adesso non mi ricordo il posto. So che mio nipote ci doveva andare e gli diedi una scultura fatta di lei proprio con la corona, era fatta di scagliola, con proprio le coroncine in testa, gli misi proprio tutti i fiorellini truccati in modo che sembrasse proprio Cicciolina, in modo che lei gliela dasse perché la volevo conoscere per vedere se il connubio fra me e lei poteva in qualche modo favorire il mio racconto artistico, perché nel mio racconto artistico delle varie cose che sto perseguendo c'è anche l'esplorazione dell'eros, perché mi sono accorto di non saperne assolutamente nulla. Quello che io vivo a livello emotivo è la somma di tutte castrazioni che il sistema in qualche modo riesce a riversarti dentro e a farti vivere la tua vita che sarebbe naturale in modo veramente stressante. Comunque non con quella semplicità e rilassatezza che meriterebbe. Diedi la scultura a mia nipote. Quando tornò mi disse: purtroppo non era venuta la Ilona Staller perché aveva perso l'aereo che dalla Germania l'avrebbe dovuto portare a Bologna, per cui è saltata la serata. Morale, lei da quella serata in poi conobbe Jeff Koons, lo scultore che adesso è famoso nel mondo, che ha sfruttato Cicciolina per diventare l'artista famoso che è adesso. All'inizio ha usato proprio la sua fama e la sua comunicazione erotica per fare delle sculture di se stesso insieme a Cicciolina, che facevano l'amore con il serpente nel paradiso terrestre. Poi hanno fatto un film hard, spacciato come film artistico, eccetera, con l'intento di poter poi dopo lui avere l'attenzione da parte delle persone e farsi vedere come artista, no? Cosa che è successa, adesso le sue opere costano l'ira di Dio. C'è una scultura più o meno come questa di Michael Jackson, che ha una scimmia in mano, che mi sembra che l'abbiano venduta a 11 milioni di dollari. Una roba da fuori di testa, capito? 11 milioni di dollari. Io questa qui la do per 100 euro, che tra l'altro questa qui l'ha comperata quella persona di Milano che ha preso anche la Solaris, ha detto che vuole anche questa Sfinge qui, no? Ma c'è quest'altra che invece è libera, questa è una versione dove io l'ho fatta, magari la faccio vedere, l'ho fatta dorando con la foglia similor il corpo e facendogli una patina vagamente zebrata con del nero giapponese e poi con delle essenze di trementina. Dal modello, il volume della Sfinge, ho creato questo pezzo unico per colore che è disponibile sempre per 100 euro a differenza delle 400. Questa è un altro affarone che, se potete non farvelo scappare, meritereste i complimenti da parte mia. Dunque, Jeff Koons, ho saputo poi che gli ha fatto passare una vita d'inferno Ilona Staller. Un giorno qui da me c'era
l'avvocato di Ilona Staller che comprò una scultura della mamma da regalare a una sua cliente che aveva un problema tra mamma e figlia con questa scultura, pensava, non so come è andato, comunque ha comprato la scultura e mi raccontò tutte le angherie che lui gli ha fatto pur di rompere il cazzo di Ilona Staller. Gli ha fatto delle robe contro la moralità per il figlio, che con la mamma così, cioè proprio il puritano più becero americano è Jeff Koons, quando ha sfruttato come un magnaccia la notorietà di Cicciolina per i suoi fini personali artistici, e poi dopo ha fatto il puro, tipo, oh no, io no, quelle cose no. E gli americani, ah, baccalà come sempre, bravi solo nei film, hanno fatto di nuovo una scelta del cazzo, fondamentalmente. E Jeff Koons lo trovi in tutte le merde, con i suoi palloncini cromati. Cioè, vende i palloncini da fiera e sembra che ti venda chissà che cosa. Per cui la Sfinge è quella cosa che ti evoca Cicciolino, ma ti evoca anche il quesito che la Sfinge ti fa nella vita. E quale può essere il quesito che in questo caso stimola la Sfinge, se non un quesito che ha a che fare con il tuo Eros? Che cosa vuole il mio Eros? Il mio Eros desidera essere soddisfatto, desidera piacere, essere contento di tutta la mia vita. Essere contento quando mangio, quando mi riposo, quando gioco, quando lavoro, sempre, quando faccio l'amore. L'Eros è quella voglia di giocare, quelle donne accanite di gioco, no? Cos'è se non l'Eros, quella voglia che le tieni lì a giocare, a cercare di inseguire una soddisfazione che in quel caso non c'è, perché al massimo tu ti distrai dal tuo tempo, non lo vivi, non sei presente. Come diceva John Lennon, la vita è quella cosa che succede mentre tu sei distratto in altre cose. Mentre sei distratto in altre cose, la vita succede e ti sfugge che sta attraversando la tua vita, la tua esistenza, e tu sei assente, ingiustificato. Sei connesso con delle cose che non hanno a che fare prima di tutto con la tua realtà, poi con la tua storia e soprattutto con quello che ti piace, che desideri. Per cui l'enigma è: il tuo Eros è soddisfatto? Perché è bello scoprire nella vita che noi siamo autosufficienti per quello che riguarda l'amore. Quando un essere umano diventa maturo, no? E si pensa da 0 ai 25 anni, un essere umano dovrebbe essere abbastanza cresciuto, maturo, per poter vivere da solo senza più l'ausilio di genitori o di persone che si preoccupano di lui, di compensare dove lui non arriva. Quando un essere umano diventa maturo, ha la possibilità di sentire che dentro di sé ha tutte le soddisfazioni di cui ha bisogno. Tutte. Anche la fame d'amore. Tu, l'eccellenza, il fiorfiore, la crema di crema alla Edgar dell'amore, io lo trovo solo dentro di me. Ho avuto storie bellissime. Bellissime nel senso che mi ha dato un gusto, ero così contento di viverle, no? Mentre succedevano quelle cose lì, che a paragone di certe commozioni, di certi incontri, di certe vicinanze dentro di me, con un potere che non sono io, ma che palesandosi completa la mia fame di qualche cosa, quando questa cosa succede io mi accorgo di essere autosufficiente, quello di cui ho bisogno è dentro di me che lo trovo, che non sono io, se no sarei già a posto. È dentro di me, ma non sono io, ma quando lo trovo, allora mi accorgo che veramente sono autosufficiente, che non sono una sfiga, che qualcuno non ce l'ha con me, che mi fa anelare le cose, desiderare le cose, avere sete per qualche cosa, ma quella cosa poi non c'è. Non è così. Cioè, poi sei libero di cercare anche fuori, hai la mente che ti aiuta a cercarla fuori,
Però la vita cosa serve se non è un gioco nascondino? Ed è un gioco nascondino dove tu vieni, sei completamente immerso in Dio. Dio è l'unico potere che esiste e ha cura di te e può prendersi cura di te e vuole prendersi cura di te. E tu cosa devi fare? Devi trovarlo. Esiste solo lui, eh? C'è solo lui, tu devi trovarlo. Ed è difficile, perché ha messo qualcosa dentro di noi, ha messo lui, non è un errore. La puttanella qui che ci fa vivere migliaia di anni fuori dai canoni, non è un errore, l'ha messa lui per farti sparire l'unica cosa che esiste. E te la fa sparire. Tant'è vero che soffri, ti senti solo, ti senti una mancanza. Però quando quella sete pulsa da dentro di te e veramente tu vuoi completare te stesso perché ne hai bisogno, non per motivi mentali di voglio vedere quanto valgo, la vita mi ha messo alla prova. La vita non ti mette alla prova. Il sistema ti mette alla prova. Sempre. Sempre. E sei sempre a disagio, non sei mai all'altezza, non puoi mai essere in quella rilassatezza di goderti te stesso senza avere la frutta di rubare qualcosa a qualcuno, perché sei tuo, sei tornato in possesso di te. E la Sfinge aiuta, come tutte le sculture, a capire questa cosa qui. Tu non vieni sterminata perché c'è stato un genio che ti ha capito. Forse lei verrà sterminata, forse no, adesso disponibili ci sono solo queste. Questa è andata e quella può andare. Può andare con te? Dimmelo tu. Per me, lei può andare con tutti. Seguiamo ancora. Mr. Jerry! Selfie! Guarda, mi dà fuori. No, adesso mi fermo. Messaggeri amore. Adesso mi fermo.